Ragazzi, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi col terzo episodio della nostra rubrica preferita, ossia quella in segreto, nel quale possiamo leggere i segreti di tutti, reali, stronzate che siano, non si sa. Comunque, leggiamo un po' di segreti. Oggi, ragazzi, sono nella categoria random e non novità. E vi ricordo che potete lasciare sotto nei commenti con l'hashtag parole a caso, appunto termini che volete che io cerchi per voi nei prossimi video di In Segreto, così vi porterò video con parole che voi stessi mi direte, mi suggerirete di cercare. Ok ragazzi, passiamo subito al primo segreto di oggi, che è questo qui: uomo di 15 anni, faccio seghe ai miei compagni di classe, complimenti, in cambio di ricariche telefoniche da 10 euro. Una volta un mio amico mi ha chiesto di fargli un pompino per una ricarica da 20, quindi diciamo onesto questo amico, ma ho rifiutato. Se potessi tornare indietro, non mi lascerei sfuggire quell'opportunità. Sto sempre senza soldi e quando esco con i miei amici è davvero umiliante non prendere mai nulla mentre loro mangiano. Non ho voglia di spendere tutte le ricariche, mi sento uno sfigato. Ok, allora ragazzi, io a questo tipo qui direi: ma scusa, anziché fare seghe per 10 euro a ricarica, perché non ti attivi una cazzo di offerta da 10 euro al mese di chiamate, messaggi, internet compresi, che oggi ce ne sono a milioni, così magari risolvi il problema anziché dover fare seghe a tutti i tuoi compagni? E poi un'altra cosa: ma scusa, ma la tua famiglia che sono dei rom, vivi in un campo rom, cioè non lo so, sono così morti di fame da non poterti dare manco 5 euro per uscire? Mi viene il dubbio che invece a te tutto questo in realtà piaccia, anche perché come vedo sei propenso anche in futuro a prenderti la 20 euro, quindi bisogna vedere dove finisce il problema economico e dove inizia il piacere personale. Ok ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, ecco il prossimo segreto: uomo di 37 anni, ho mollato una bestemmia in chiesa il giorno del mio matrimonio. Ragazzi, io direi, a parte la stima immensa che ho per quest'uomo qui, poi le possibili soluzioni che mi sono venute in mente sono due. Allora, o quando ha tolto il velo della moglie, che magari era senza trucco, si è accorto che era talmente brutta che ha fatto una cagata nel sposarla, oppure la moglie lo ha drogato, gli ha dato non lo so quali cazzo di sostanze per farlo sposare, quando lui è rinvenuto tra di se stesso ormai era troppo tardi e quindi ha buttato una bestemmia, altrimenti non vedo altre motivazioni. Ok, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, ecco il prossimo segreto. Allora, donna di 20 anni, quando voglio masturbarmi prima guardo il porno per bagnarmi, ma qualche giorno fa mi è apparsa una schermata in cui c'era scritto che la polizia era a conoscenza dei contenuti video, dei video che stavo guardando, e non mi faceva chiudere la pagina. Per la paura di essere arrestata ho tolto la batteria del PC e non l'ho più acceso. Adesso per bagnarla uso il sapone liquido. Allora, a parte che io vorrei capire il perché devi usare il sapone liquido, dovrebbe bruciare, anche se è quello intimo. Poi voglio dire, cioè, ci sono tanti altri metodi, ma il più classico, il più diffuso è quello di trovarti un fidanzato. No? Cioè, è così allucinante, così strano per te trovarti un ragazzo anziché usare questi metodi? Seconda cosa, voglio dire, anche se non è un ragazzo, esistono tanti lubrificanti naturali, no, lei va con il sapone liquido, quindi il motivo non lo capirò mai di questa scelta, però evidentemente è appassionata di bolle e sapone. Ok ragazzi, prossimo segreto. Ok ragazzi, eccoci qui col prossimo segreto. Allora, uomo di 28 anni, voglio avere un figlio maschio perché mi fa schifo pensare che mia figlia lo prenderà in bocca a qualcuno. Ragazzi, a parte che questo deve ancora sposarsi, deve ancora avere figli, già sta pensando a quello che faranno. Comunque non c'è problema. Allora, io personalmente ti auguro di avere un figlio maschio, anzi di avere due figli maschi, però entrambi gay.
E poi vediamo se questa tua teoria sarà ancora così tanto in voga, perché forse non hai pensato che potrebbe essere anche maschio, ma gay, e quindi che comunque lo prenderà in bocca a qualcuno. Ok? Quindi auguri, ti auguro questo, se mai vedrai questo video. Vabbè, ragazzi, prossimo segreto. Ragazzi, ecco il prossimo segreto. Donna di 15 anni. Sento il bisogno impulsivo di bilanciare il mio corpo. Se urto un mobile con una gamba, mi giro e lo urto con la stessa forza anche con l'altra. Sono arrivata a tirarmi degli schiaffi per compensare una botta troppo forte. Passatelo per favore. Cioè, questa addirittura supplica che questo suo segreto venga passato. Ora, io l'unica cosa che ti voglio dire è questa, ma visto che hai scritto una minchiata del genere, per compensare ne hai scritta anche un'altra, magari facendo finta di essere un ragazzo, no, perché sinceramente hai problemi seri mentali. Quindi io ti consiglierei di andare da uno bravo psicologo e per compensare il tutto vai anche da un bravo psichiatra, così vedi e metti a confronto le due cose. Ok? Vabbè, ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ragazzi, ecco il prossimo segreto. Uomo di 22 anni. Ogni volta che devo fare la cacca, prima mi levo la maglietta e poi nel durante inizio a piangere, perché non si sa. Non disperarmi, ma mi lacrimano gli occhi a cascate, riesco a spremermi meglio. Allora, a parte che parti dicendo che questo è veramente un segreto di merda in tutti i sensi. Poi, perché piangi mentre caghi? Forse perché stai perdendo comunque una parte di te che quindi se ne va via per sempre? Non si sa. Però questo ragazzo, ragazzi, mentre caga, piange. Gli viene da piangere a cascate e quindi si spreme anche meglio come se fosse un arancio. Quindi, insomma, contento lui, contenti tutti. Ok, ragazzi, prossimo segreto. Ok, ragazzi, allora, ecco il prossimo segreto. Uomo di 16 anni. La settimana scorsa la mia ragazza ha finalmente deciso di darmela. Purtroppo, non avendo abbastanza soldi per i preservativi, comprai una confezione in un negozio cinese. Sembravano buoni, ma adesso la mia ragazza è incinta e il problema è come dirlo ai miei. Ragazzi, ecco spiegato il motivo per il quale i cinesi sono miliardi e miliardi. Se i preservativi che vendono danno questi risultati, è normale che in Cina ce ne siano così tanti. Comunque, ecco cosa succede a affidarsi al Made in China. Quindi ora dovrai mettere quelli, gli altri e gli altri ancora perché dovrai mantenere campare tuo figlio. Quindi ragazzi, questo è un segreto, vi insegna a non comprare preservativi dai cinesi, ok? Passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, eccoci all'ultimo segreto per questo terzo episodio. Allora, donna di 27 anni. Mi scopo il mio cane da ormai 10 anni. Nessuno lo sa, tranne il cane ovviamente. Il punto è che sono sposata, ma il cane mi soddisfa di più. Ok, allora a parte che mi chiedo perché uno dovrebbe scoparsi il proprio cane, che ha anche 10 anni, quindi non so di che taglia sia, ma magari anche anzianotto. Quindi questa addirittura si fa ingroppare dal cane di nascosto, perché soddisfa di più. Ok, ragazzi, quindi possiamo concludere questo segreto dicendo che la tipa che l'ha scritto è una cagna in tutti i sensi. Ok, quindi con questo si conclude il terzo episodio di In Segreto. Ragazzi, spero che il video ovviamente vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, commentate, condividete. Vi ricordo sempre l'hashtag parola a caso, così vi cercherò segreti con le parole che mi suggerirete. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando a iscrivervi. Sotto qui troverete nel video in basso a sinistra troverete praticamente una piccola nota per potervi iscrivere, o anche alla fine del video cliccando su YouTube e iscriviti. Ragazzi, qui Dungeon Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di In Segreto. Bella!